Ringrazio tanto Luca per essere qua, è il nostro secondo webinar, sempre un piacere. Luca, poi lo presentiamo bene, comunque è ormai diciamo number one nel mondo del growth hacking. Ha scritto peraltro il primo libro sul growth hacking in Italia, dico bene? Il primo proprio uscito era il tuo, e quindi ha un'esperienza veramente enorme, quindi collabora peraltro con noi in Connectia, ci aiuta su tutte le strategie di growth hacking, su varie startup che ci segue con le sue idee, diciamo, veramente fulminanti a volte. E poi ha una capacità, diciamo, di cogliere la giusta strategia in tempi veramente immediati, quindi capacità che hanno in pochi, per cui ci tengo a ricordarvela. Grazie. No, è vero, sei veramente un grande valore quello che dai sempre ogni volta. E di che vi parliamo oggi? Dunque, oggi vi parliamo di growth hacking. In particolare avrete letto un numeretto che è 101, e questo lo lascio raccontare a Luca che cos'è, visto che me l'hanno chiesto in tanti. Eh sì, Poi, Luca, perché abbiamo chiamato growth hacking 101? perché nei college americani il 101 è la sigla che si usa diciamo, i contenuti introduttivi, le prime Esatto, lezioni sul beginner. tema. Esatto, Esatto. esatto. Infatti, l'altra volta abbiamo parlato più di che cos'è, questa volta infatti parliamo più di quali sono le primissime cose da fare quando lo metti a terra, lo devi mettere in pratica. Esatto, diciamo che oggi è un po' la puntata numero due, Esatto. per approcciare a questa materia, a questo mindset che, diciamo, per molti è nuovo, soprattutto qui in Italia, ma che diventa veramente, diciamo, importante da seguire, perché ormai all'interno, cioè, i team di crescita sono all'interno anche delle grandi corporate. E in America, soprattutto negli States, non c'è startup che non abbia un team di crescita, e soprattutto le scale-up, cosa che in Italia è ancora, diciamo, una concezione spesso quasi sconosciuta, perché quando parli con grandi realtà molti ancora non sanno proprio di che Sì. parliamo e come implementarlo all'interno delle grandi aziende. Tra l'altro su questo tema proprio del team di crescita in aziende strutturate, noi da poco meno di un mese, questa tipo notizia, Sì? siamo partner di growthhackers.com, l'azienda di Wow! Sean Ellis, che è la Complimenti! persona, come vedremo, che se l'ha inventato il growth hacking. Esatto! E loro hanno fatto un report intervistando 500, più di 500 aziende che facevano growth hacking, chiedendo: ma nel vostro team di crescita che fate? Cosa funziona? Quanti esperimenti fate? Hanno fatto un'analisi proprio delle best practice sulle aziende che già lo fanno per vedere se vuoi cominciare, fai direttamente quello che è la cosa migliore. Ed è fatto l'anno scorso per il 2020 ed è un report interessantissimo con tutte le best Bellissimo, practice. peraltro, per chi lo sapesse, Sean Ellis era in Italia, a Milano, a un evento di Performance Strategies a settembre. Vero. È stato 2 o 3 giorni, quindi peraltro il numero uno a livello mondiale. Allora, condividerei le slide, se siete d'accordo, così cominciamo a Vai. fare chiacchiere con un po' di dati alla mano. Allora, intanto giusto 2 parole su di me molto rapide per chi non mi conosce. Diciamo che questa puntata ricorrente, facciamo ogni circa 20-30 giorni, fa parte di un percorso in cui cerchiamo di dare delle video pillole di mezz'ora in vari ambiti che riguardano il mondo startup. Io, diciamo, vengo da questo mondo, ho fatto una prima exit quando avevo 27 anni in America, appunto, e ho fatto delle altre startup con un altro paio di operazioni interessanti. E oggi, dopo aver pubblicato un libro, si chiama The Startup Canvas, con un modello di, diciamo, canvas, diciamo, innovativo proprio dedicato al mondo startup, mi dedico, diciamo, full time proprio alla crescita di startup. Quindi abbiamo un'azienda con cui seguiamo percorsi di accelerazione e tutto ciò che concerne, diciamo, la crescita delle startup. Vai, Luca, 2 parole su di te. Sì, io in realtà anche il cuore della mia esperienza viene appunto dalle startup. Sono stato 2 anni in una startup in cui gestivo il marketing, ma anche raccoglievo fondi. Ed è lì che nel 2014, seguendo quello che succedeva in America, ho scoperto questa innovazione che stava esplodendo. In Italia non ne stava parlando nessuno e mi è sembrata una cosa talmente tanto assurda, perché aveva senso ed era utile, che mi sono licenziato e ho cominciato a dedicarmi su questa cosa, al growth hacking appunto. Sono stato un po' il primo a fare formazione e consulenza su questo, andando poi anche in Silicon Valley in accelerazione a 500 startups, tra l'altro con un'azienda che seguivo. E poi questa cosa appunto è culminata nella fondazione dell'agenzia di cui sono founder, che si chiama 24/7X, in cui facciamo sempre growth hacking, però avendo un team possiamo fare cose in scala un po' più grande, quindi facciamo sia
formazione a chi vuole internalizzare, sia consulenza strategica che ha bisogno di una guida, oppure proprio facciamo noi l'execution come se fossimo un team di crescita staccato che si interfaccia con i nostri clienti. Esatto, esatto. Fare poi temporary management a livello di team di crescita. Praticamente esatto. Sì. Bene, benissimo. Di che vi parliamo oggi? In maniera molto veloce, mindset del growth hacker. Poi parliamo proprio di modelli di business e di crescita, che è un po' il lavoro che svolge lui e che poi svolgiamo noi come base. Parliamo del minimo viable funnel, quindi da dove partire, che cos'è, come si struttura, e i tool per capiremo a cosa ci serviranno, come analizzare le metriche, perché raccontiamo sempre, soprattutto tu Luca lo dici sempre, sono i dati che parlano, quindi tramite i dati un growth hacker è in grado di capire se sta facendo bene o male e come può migliorare. E poi partire in piccolo, una pillola che ci darà Luca alla fine del webinar. Che sembra controintuitiva, però invece esatto, è molto importante. Esatto, invece bravo, è proprio la base. Allora, intanto proprio parlavo di Chanelis, chi è? Diciamo lui è proprio colui che ha... coniato il termine già nel 2010. Questo libro che vedete è la traduzione di un suo bestseller, è scritto in italiano, peraltro questa traduzione io l'ho letta, l'ho sia in inglese che in italiano, e vi dico anche quella in italiano è fatta molto bene. Si chiama proprio Growth Hacking Marketing, e infatti l'ho comprato a tutti i nostri dipendenti, quindi l'hanno studiato tutti. Il libro vi consiglio assolutamente di leggere, perché riporta tutti i casi di successo su cui lui ha lavorato, spiegando proprio qual è stata la strategia adoperata a partire da Dropbox, insomma un po' tutte le aziende che lui si è passato in Silicon Valley. E qui avete poi anche un link al suo articolo. Non so tu Luca se vuoi aggiungere qualcosa, visto che ora ci stai collaborando in Growth Hackers, insomma, che penso sia una notizia veramente da divulgare, perché sarà un fiore all'occhiello, immagino, per voi. Eh beh sì, è bella, la cosa bella è sapere che se dall'Italia qualcuno chiede al più importante professionista al mondo su questa cosa, consulenza, una mano, formazione, lui ti risponde io parla no, con parla con Luca, esatto. Insomma, molto bello. Poi ovviamente in questo settore contano anche qua i numeri, la performance, no? I premi, le collaborazioni, però certo. Insomma è una partnership molto importante. Bravissimi, bravissimi, meritata. Allora, intanto, chi è un growth hacker? Dunque, diciamo questa è la definizione che ci dà proprio Chanelis, se siamo a growth hacker, is a person who's through Northeast growth. Ossia, cosa ci dice Chanelis? Generalmente di seguire quella che è la stella polare. Stella polare intesa proprio come metrica di crescita. Lui dice sempre di identificare in ogni startup quella che può essere proprio la tua metrica di crescita, da vedere come stella polare con cui misurare se sta andando bene o male. Insomma, in un e-commerce il numero di ordini meno il numero di recessi, o comunque quella che può essere la metrica chiave con cui poter seguire il processo di crescita della startup e poter capire se sta andando bene o male. Non so se vuoi aggiungere anche tu qualcosa su questa definizione, Luca? Ma questo poi lo vedremo anche parlando appunto di modelli di business e crescita, però sì, il discorso è che secondo questa metodologia appunto ci sta uno o due degli indicatori, dei KPI che sono più importanti di altri, sono letteralmente cosa significa crescita per te, e quindi in un certo modo diventano come fossero appunto la tua stella polare, quello che ti guida nel capire cosa è importante, cosa non lo è, e nel focalizzare esatto. Su cosa lavori. Aggiungo una cosa di Eric Rice, che è quella delle vanity metrics, ossia ci sono delle metriche che spesso noi analizziamo perché magari le abbiamo studiate, quindi ragioniamo con un mindset diverso che non è quello del growth hacker, dove invece le metriche sono metriche di crescita, che sono tutt'altro. Immaginate una startup, se andassimo a ragionare nei primi anni sull'EBIT, sicuramente tutte le startup sarebbero fallimentari, ma magari invece la metrica di crescita potrebbe essere il numero di utenti che sta acquisendo quella startup. Prendete ad esempio Foursquare, i primi anni aveva una valorizzazione molto ampia, che il cloud è andata in quotazione a 600 milioni di dollari, aveva raccolto 40 milioni di fondi e ancora non fatturava, però aveva centinaia di milioni di utenti e quindi la metrica di crescita non era chiaramente in quel caso il fatturato o l'EBIT, che sarebbe stato appunto, come dicevo, fallimentare, ma un'altra che era appunto il numero di locali e il numero di utenti che stava mese dopo mese acquisendo con un ritmo molto esponenziale. Quindi questo è fondamentale, andare a capire sin dall'inizio qual è la nostra metrica o le metriche, come diceva Luca, uno o due, quelle principali su cui lavorare. E chi è il growth hacker? Il growth hacker è sicuramente Luca, cioè un esperto della crescita, cioè una figura che ha delle competenze trasversali veramente a 360 gradi, quindi oltre delle hard skills che sono svariate, quindi non una o due come moltissime figure professionali, ma sono tante, a cui si aggiungono tutta un'altra serie di soft skills. Voi sentirete parlare di CGO, cioè il Chief Growth Officer, proprio il responsabile, no, della crescita all'interno di un'azienda. Lui deve sapere di tutto, cioè di UX, di funnel marketing, di analytics, di copywriting, di molto altro, spesso anche ingegneria di prodotto. Quindi deve avere delle hard skills veramente
veramente ampie su cui poter lavorare al fine di poter unire più silos aziendali, come li chiama proprio Chanellis. E immaginate, sono, non so, un'azienda di telecomunicazioni dove abbiamo magari la parte di ingegnere di prodotto, quindi tecnica, con la parte che si occupa di marketing, che generalmente sono completamente scorrelate, almeno in Italia è così, sono in guerra continua. Marketer, i marketing che magari lancia una nuova campagna per riprendere gli utenti persi da un'altra compagnia che in quel momento ha lanciato una campagna marketing magari molto, diciamo, d'appeal e penetrante nel mercato, e di là c'è la parte tecnologica che magari non è in grado di fare nei tempi richiesti quel lavoro, e quindi partono le guerre interne. Ecco, il Growth Hacker fa tutt'altro, unisce tutti i silos al fine di capire ognuno che competenze può dare, che valori può tornare, che idee può portare, al fine di crescere in maniera, diciamo, integrata tra tutti i vari, le varie business unit aziendali. E raccontaci un po', Luca, meglio quello che è il mindset del Growth Hacker. Sì, allora, beh, diciamo, anche spezzettando la parola, no? Growth hacking, quindi da una parte la parte di crescita e dall'altra la parte di approccio a risolvere il problema. Ho questo budget, questo tempo, questi tempi, questi obiettivi, e devo arrivare a questo numero per soddisfare gli investitori oppure per poter crescere la mia azienda, anche non in caso necessariamente di startup. Quindi, da un lato, la parte di crescita significa sapere, conoscere profondamente come funzionano le aziende, come funzionano i modelli di business, e prendendo esempio da quelli che sono casi di crescita esplosiva, sapere qual è il percorso che ci si aspetta di intraprendere. E ogni volta che vediamo grafici del genere, no? Che se è il grafico che tutti quanti sogniamo la notte, il sogno bagnato di ogni persona che fa marketing, specie nelle startup. E se ci pensate, questa è una cosa che è meno banale di quanto sembri, di solito questo grafico, no? Un grafico con chiama cartesiana, dove in basso l'asse X è il tempo che passa, l'asse Y sono i risultati, che potrebbero essere, come diceva Massimo, utenti o fatturato, conversioni, dipende dai casi, e al centro la linea ovviamente è la crescita. Quindi banalmente l'equazione della crescita è tempo per risultati. Avere tanti risultati in poco tempo, questa è la crescita, la curva che si impenna. Solo che dal tuo punto di vista, che devi cercare di scatenare questa cosa, se ci pensi, la crescita non la controlli. Nel senso che anche se ti danno 800 milioni, non è che puoi schiacciare un tasto e questa si impenna. Tu puoi fare delle cose, tipo campagne, ottimizzazione di prodotto, che si spera abbiano un impatto su questa cosa. Ma un rapporto indiretto, non lo puoi sapere. Viceversa, l'asse Y, i risultati. Tu, se sei talentuoso, hai competenze di marketing, di prodotto, sicuramente sarai più bravo di chi non ce l'ha a controllare se una landing page funziona, se la campagna converte o no. Però non puoi decidere, algoritmo di Facebook, fammi questo, fammi quello, voglio pagare 50 centesimi, no 3 euro. Non lo decidi tu. Quindi la curva non la controlli, l'asse Y non la controlli, l'unica cosa che controlli è l'asse X. È cosa decidi di fare. Se decidi di fare le cose giuste e le fai bene, lavorando bene, la curva si impenna. Se ti concentri sulle cose sbagliate, oppure sulle cose giuste ma lavorando male, perdi tempo. E quindi anche i soldi, specie se sei una startup. Cioè investi i soldi degli investitori nel fare miglioramenti che in realtà non ti portano più vicini a crescere. Quindi la prima cosa da capire è che fare questo mestiere, utilizzare questo metodo, significa essere estremamente bravi a cogliere le opportunità e a prioritizzare cosa è più importante di altro. Cosa va fatto domani, cosa possiamo anche fare più tardi. La famosa prioritizzazione. Yes. E la seconda cosa, l'approccio del hacking, è che specie quando stiri giù una lista di cose che potremmo fare, non ti rifai alle best practice degli altri, al libro di marketing, al corso di marketing, ma cerchi di avere un continuo motore di innovazione internamente all'azienda. Anche perché, un po' come la strategia Oceano Blu nel business in generale, fare growth hacking significa essere costantemente alla ricerca, avere un metodo per farlo, per trovare l'oceano blu nel marketing. Quindi quella strategia che ha un qualcosa di nuovo, di innovativo, per cui o non la sta facendo nessuno o nessuno la sta facendo in quel modo specifico, che ti permette di attirare l'attenzione delle persone, educarle, convincerle in una maniera che funziona molto di più, perché è un qualcosa di non convenzionale. Ovviamente poi che succede? Che col tempo i tuoi concorrenti noteranno che lo stai facendo, lo faranno pure loro, e quella roba smette di funzionare. Ma come succede sempre, i banner quando sono nati la gente ci cliccava all'80%, oggi fa una campagna Google Ads, si parte da 0, qualche cosa. Quindi col tempo qualsiasi cosa comincia a fare schifo.
Un altro growth hacker, Andrew Chen, che lavorava in Uber, adesso lavora in un fondo, dice: questa è la legge, the law of the shitty click-through rates, la legge dei tassi di click che prima o poi fanno cagare. Nel tempo ogni cosa che funziona smette di funzionare, perché si satura, perché la fanno tutti e si satura. I banner hanno rotto le balle, l'email marketing funziona molto di meno rispetto a anni fa, continua a funzionare. Quindi se anche con la creatività arrivi a una genialata, stai tranquillo che smetterà di funzionare negli anni. Basti pensare a chi fa affiliate marketing, una campagna ROI magari dura una settimana, certo, poi la fanno tutti e l'asta, certo, Google alza subito il pricing. Esatto. Quindi il costo acquisizione non va più a ROI. Esatto, quindi non è anche se tu sei il genio della creatività, del marketing, sei Barnett in persona, c'hai Gary Vee che lavora per te, l'idea di Gary Vee funziona anche per 6 mesi, per 6 anni, ma poi non funziona più. E se arrivano i concorrenti che continuano a farla, eccetera, eccetera, o si satura il canale, o succede Cambridge Analytica e Facebook si blocca, ti staccano le API, cosa che a noi è successa, che fai? Dipendevi da quella cosa. Quindi o hai un motore interno all'azienda per sperimentare e scoprirle continuamente, oppure sei a rischio. Per quanto le cose stiano andando bene, sei a rischio. E questo approccio da hacker, che risolve i problemi grazie al pensiero laterale e che non è necessariamente quello che legge il libro che ha scritto quell'altro, ma è quello che prima scopre da solo qualcosa e poi lo scrive lui il libro, ti permette di essere sempre un pioniere delle tue strategie di marketing, che è una cosa che nei mercati innovativi, e tra l'altro anche parlando di innovazione, dal mio punto di vista, anche se vendi mozzarella ma c'hai la pagina Facebook e un sito, tu sei nel mercato della tecnologia e quindi ti becchi tutto il rischio che hanno le startup che lavorano con la tecnologia. Quindi in realtà è un qualcosa che può è una metodologia sana per il marketing di qualsiasi azienda, con diverse modifiche, con delle contestualizzazioni, ma in realtà si può applicare a tantissimi modelli. Grazie, ottimo. Allora, e parliamo invece proprio di modelli di business e di crescita. Allora, vado veloce, così poi ti lascio la parola, che tu racconti un po' più in profondità. Allora, diciamo, quelli principali modelli di business sono 6, molto velocemente. E-commerce, che immagino tutti conosciate, quindi portali in cui andiamo a vendere dei prodotti, molto spesso appunto direttamente in B2C. SaaS, Software as a Service, sono il classico modello in cui abbiamo delle piattaforme, spesso con degli abbonamenti mensili o Netflix. Esatto. Attraverso i quali noi andiamo a, so, prendete Canva, ce ne sono tantissimi, andiamo a pagare un tot al mese e utilizziamo, diciamo, la piattaforma. Poi tutto ciò che è user generated content, immaginate Facebook, Twitter, cioè tutte le piattaforme che vengono e nascono dai contenuti generati dagli utenti, quindi vivono di quello, quindi su cui si viaggia con il canale della pubblicità e tutto quello che ne deriva. Poi abbiamo i two-sided marketplace, quindi quei marketplace dove abbiamo due community, magari una community a livello B2B e una B2C, non so, Uber, un two-sided marketplace, dove abbiamo potenziali drivers e utilizzatori. Poi quello che sono i mobile app, quindi app che tutti voi conoscete, piattaforme che sono fruibili tramite mobile, e i media site, quindi siti di informazioni come può essere, non so, notizie.it, tutti i siti in cui noi abbiamo delle informazioni, quindi web magazine o altro, e quindi campano anche queste spesso proprio di pubblicità. Mm-hmm. Ecco, ragionando su questi 6 modelli che sono i principali, andiamo a capire un po' più in dettaglio tutto quello che riguarda appunto la crescita. E qui ti lascio la parola, che abbiamo questa slide molto molto interessante, così ce la commenti. Sì, questa riprende un po' il concetto che diciamo all'inizio di stella polare, di cui spesso si sente parlare con la sigla OMTM, che sta per One Metric That Matters, l'unica metrica che conta, che ovviamente cambia nel tempo. Questa è una cosa importantissima da capire, perché anche nella curva che vedevamo prima, i tuoi obiettivi, le cose su cui lavori, evolvono man mano che evolve la tua impresa. Infatti qua è un po' come se fosse battaglia navale, no? È una matrice questa infografica, che tra l'altro viene da Lean Analytics, che è un libro molto molto bello su appunto come far crescere un'impresa basandosi sui dati, in particolare una startup. E questa è un'infografica che andrebbe stampata e tenuta sul comodino, perché appunto è una specie di mappa che ti aiuta, ti dà un po' una guida, qualche consiglio su qual è la metrica più importante per te, o il piccolo gruppo, il piccolo 2-3 metriche importanti per te, a seconda di che tipo di azienda sei, che è la parte in alto, infatti vedete tutti i 6 modelli di cui parlavamo prima, e invece la parte verticale è quanto è matura la tua impresa. Quindi più stai in avanti, è come incrociare la slide dei modelli con la slide della curva.
La parte verticale è quanto sei in fondo alla curva, a partire dallo stadio iniziale, quello di empatia, che sarebbe la validazione, cioè quando ancora intervisti le persone, fai customer discovery, fai sondaggi, quindi ci muoviamo ancora nel qualitativo soprattutto. E tra l'altro vedete che è in comune a tutti, a ricordare il fatto che non importa qual è la tua idea, si parte sempre da là, quello è in comune a tutti. Poi è chiaro però che da quando lanci qualcosa che si può utilizzare, anche un'esperienza semplice, un MVP, diventa completamente diverso. Perché come diceva Massimo, il Repubblica.it deve portare traffico e farlo cliccare sulla pubblicità, che non c'entra niente con quello che fa Netflix o quello che fa un e-commerce. Quindi il modo di capire quali sono le metriche importanti è capire come variano a seconda di, numero uno, qual è il tipo di azienda che sei, il tipo di modello di business, e numero due, qual è la fase di maturità della tua azienda. E questa appunto è una piccola mappa che ti può guidare. Fantastico. E poi arriviamo a parlare proprio di minimum viable funnel, cioè che cos'è e da dove partire. Allora, sicuramente è un funnel che ci serve proprio per cercare di crescere attraverso un metodo, cercando di abbattere al minimo i costi, quindi durante la sperimentazione, facendo in maniera che man mano che sperimentiamo riusciamo a capire cosa funziona e cosa non funziona. Le cose che funzionano, ovviamente, come diceva Luca, le mandiamo a sistema, quindi una volta prioritizzate le sistemi, diciamo, tutto ciò che invece non funziona, capiamo i motivi, analizziamo i dati, ne facciamo tesoro e le buttiamo via. Quindi, come funziona un minimum viable funnel? Allora, diciamo che è diviso in sei, diciamo, step. Spesso lo trovate anche in un ciclo, quindi lo trovate in un grafico che raffigura questi sei step in un ciclo praticamente continuo. E diciamo che si parte dalla persona, quindi andare a capire chi è il nostro segmento di clientela, quella che si chiama proprio la buyer persona, no? E quindi una volta che andiamo a capire a chi ci dobbiamo rivolgere, come ci dobbiamo rivolgere, andiamo nel secondo blocco a definire proprio il contenuto e tutte le strategie digitali attraverso i quali noi dobbiamo cercare di ingaggiare, diciamo, in qualche maniera questa figura, questo nostro cliente tipo. A quel punto andiamo a sviluppare i nostri esperimenti, no? Perché una volta che li abbiamo prioritizzati all'interno del primo blocco, li dobbiamo andare in qualche maniera a mettere in campo. Quindi immaginiamo che stiamo parlando, non so, di una landing, abbiamo capito quello che va fatto, lo andiamo a sviluppare. Cosa avviene poi? A un certo punto, questa una volta che lavora, dobbiamo raccogliere dei risultati, quindi dobbiamo in qualche maniera tracciare attraverso dei KPI, quindi delle metriche, quello che sta avvenendo nei vari step del funnel. Poi capiremo dopo, più avanti, che si utilizza un funnel ben preciso, che è il funnel dei pirati, il funnel di Dave McClure, quello che si chiama AARRR. Una volta che abbiamo tirato fuori questi dati, dobbiamo analizzarli, quindi ci troviamo al quinto step, quindi dobbiamo capire cosa ci ha funzionato e cosa no. Una volta che abbiamo capito cosa ha funzionato e di quello che non ha funzionato, capiamo i motivi, quindi dobbiamo appunto leggere i dati e saperli leggere, interpretare. Capite che oggi, ad esempio, ci sono delle figure, no? Tipo i data scientist, che sono figure nuove, che prima non esistevano, oggi molto ricercate, sono proprio delle figure specialistiche in grado di leggere i dati, perché leggere i dati non è facile, perché vanno correlati, vanno clusterizzati, va capito dove andare a leggere il dato corretto, dati molte volte sono sporchi e noi magari leggiamo dei dati che sono proprio venti, cioè non c'entra nulla con quello che invece dovrebbero darci come valore. A quel punto noi capiamo cosa ha funzionato e cosa no, quello che ha funzionato lo mettiamo a sistema, cioè vuol dire che da quel momento un po' diventa un asset aziendale che può ovviamente funzionare. Funzionare perché ha portato valore, per cui è bene che vada avanti in quella modalità. Sul funnel, Luca, non so se vuoi aggiungere qualcosa, tu anche che lo utilizzi ovviamente. No, beh, tanto dopo vediamo anche l'esempio sui tool. Ok, ok. Quindi ne parliamo là sicuramente. Perfetto. E raccontaci un po' invece, vai. Qua il discorso è che ovviamente non puoi avere un funnel se non c'è un'esperienza concreta, perché appunto quando si parla di fare interviste, survey e così via, il tipo di dato che ottieni, e va fatto tra parentesi, il tipo di dato che ottieni è qualitativo, che è importantissimo, però una volta che hai validato appunto devi portarlo a un livello quantitativo, quindi non misurare più qual è il problema della persona, la soluzione desiderata, eccetera eccetera, ma cominciare a misurare il comportamento delle persone. E quindi devi lanciare questo famoso MVP, un Minimum Viable Product, e sopra quello devi studiarti appunto qual è il funnel con cui ci si arriva, si ha questa esperienza e poi tu ottieni un feedback, e in modo tale da poter tirare fuori dei dati da questa cosa. E non necessariamente deve essere digitale, infatti per la mia esperienza, anche se poi in realtà gli MVP possono avere tantissime forme,
Infatti io spesso, come avete sentito, dico è un'esperienza, non è per forza una landing page, un sito, può essere anche un evento, un MVP, e a me è capitato di fare eventi come MVP. Diciamo, le due metodologie che uso più spesso e che secondo me sono le più versatili sono sicuramente la classica landing page, quindi fare il sito monopagina che permette di raccogliere contatti presentando qualcosa che sta arrivando, dando un incentivo della serie se ti metti in coda già adesso per provarlo, dimostrando il tuo interesse in concreto, avrai uno sconto quando sarà pronto, oppure entrerai nella cerchia limitata di chi lo prova per primo, eccetera, eccetera. Ma potrebbe essere anche il concierge, che è sostanzialmente un'altra forma di MVP per cui tu questo test lo fai semplicemente facendo a mano le cose che fa il tuo prodotto, il tuo servizio, invece che farlo con la tecnologia già pronta. Quindi per dire, il Deliveroo della California, che si chiama DoorDash, è partito facendo mischiando un po' le due cose. Ha fatto una landing page con i numeri di telefono di tutti i ristoranti della zona. Faceva Google Ads dicendo prenota cibo da più ristoranti con un ordine solo. E dopodiché le telefonate le riceveva lui, il ragazzo founder. E quando questo gli diceva voglio il sushi, gli uramaki e l'involtore primavera e una pizza, lui saliva in macchina, andava e si presentava a casa della gente con la maglietta e gli diceva il prezzo del ristorante più tot dollari di margine. E quindi lui faceva a mano quello che avrebbe poi fatto l'app con i rider e tutto quanto, in modo tale da dare, e questo è il senso del concierge, per l'utente un'esperienza estremamente vicina alla realtà del prodotto finale, quando in realtà la tecnologia ancora non c'è. E quindi in generale ti permette di già avere clienti paganti, feedback reale, quantitativo, anche se non è pronto quasi niente a livello di prodotto. Mentre invece la landing page ovviamente è sicuramente molto più versatile, ma anche più superficiale, perché la landing page non ti dà l'esperienza di prodotto, ti dice solo questo sta arrivando, mettiti in coda. E in alcuni casi potrebbe non essere super, super convincente. Bene. Aggiungo una cosa tornando alla slide precedente, che può essere un tip utile, sulla prioritizzazione. Ossia, esiste uno strumento che si chiama ICE, sta per Impact Confidence ICE, molto utile, esempio anche noi lo usiamo tutti i lunedì mattina. Che cosa è? Immaginate un file Excel, una matrice semplicissima, in cui in prima colonna mettete tutti gli esperimenti con cui volete partire la settimana dopo. Ad esempio, lo scenarista racconta che va fatta in un'ora, quindi molto velocemente, ci deve stare tutto il team che può dare delle idee. Quindi ognuno dice i suoi esperimenti, cioè quello che vorrebbe fare per migliorare in qualche modo a livello di impatto, no? La crescita aziendale. Quindi magari una landing, un cambiamento, ti posso dire, su una CTA, quindi su una call to action, un colore, un copy, qualsiasi cosa. Cosa avviene? Si vanno a prioritizzare tutti questi esperimenti dando un peso, no? Che va da 1 a 9 a livello di impatto, di confidenza e di semplicità di implementazione di quella funzionalità. Si fa una media ponderata, i migliori, in base anche a quelle che sono le capacità, no? Di esecuzione dell'azienda, perché magari ce ne sono 10 migliori, ma io ho risorse per poterne fare solo 2 in quello sprint, parto. Che succede? Dato che per ognuno devo dare un obiettivo tangibile, alla fine del periodo misuro cosa ha funzionato e cosa no, quindi quello che si raccontava prima, analizzo i risultati, quello che ha funzionato si porta avanti. Però in questa maniera riesci, in una maniera abbastanza, diciamo, intellegibile e in qualche maniera organizzata, a poter capire se l'esperimento ha funzionato o meno e quali sono gli esperimenti migliori da portare avanti rispetto ad altri. Tu, Luca, immagino la userai anche tu quotidianamente, non so se vuoi darci qualche consiglio su questo strumento. No, guarda, ho scritto in chat intanto il resoconto della leggenda. Ottimo. Allora, andiamo avanti. Tool utili. Allora, diciamo che sicuramente i tool sono qualcosa di fondamentale quando approcci al growth hacking, perché i tool ci aiutano proprio a raccogliere i dati, no? Quindi sapere innanzitutto quali sono i dati da raccogliere e dove andarli a raccogliere, come interpretarli, quindi come saperli leggere, clusterizzarli, ripulirli, eccetera. Ed infine, tipo un sistema di decision support, capire quali decisioni prendere in base ai risultati, analisi what if, tutto quello che ne può derivare. Io, per esempio, di tool me ne potrei consigliare tantissimi. Io, per esempio, una campagna che ho fatto un po' di mesi fa ci ha salvato utilizzando Ojar. Quindi tramite Ojar siamo riusciti a capire, Ojar è un tool, per chi non lo conoscesse, consente di raccogliere un video per ogni sessione utente, cioè chiunque entra all'interno della tua landing
Oggiare praticamente fa un video di tutta la sessione, quindi tu riesci a capire quell'utente se magari è uscito quando si è trovato davanti a un prezzo troppo alto, se c'era un bug perché magari a te sfuggiva, ma in una particolare versione, magari diciamo di un'app o a livello diciamo di web non funzionava, magari c'aveva degli errori, ma tu lo scopri solo quando vedi il video di quella sessione. Insomma, diciamo che Oggiare è stato per noi fondamentale, perché abbiamo capito tutta una serie di dati che non avremmo mai potuto capire in maniera diversa. Quindi di tool ce ne sono veramente tanti. E raccontaci un po' tu, Luca, che hai molta esperienza soprattutto sui tool, quali sono utili e come andarli a utilizzare. Sì, beh, tornando al concetto di minimum viable funnel, quindi diciamo il minimo che ti serve per poter misurare tutto quello che succede quando hai lanciato qualcosa, in questo caso per esempio una landing page, diciamo che possiamo dividere tutto in tre step: traffico, conversioni e poi, se c'è una vendita, economicità. Altrimenti, misurare nel tempo l'attivazione delle persone, quindi ho inserito fidelizzazione. E a livello proprio di strumenti, che cosa fai? Parti intanto dal centro, dalla parte di conversione, nel senso non puoi fare una campagna se non c'è un posto dove farli atterrare. Quindi la prima cosa è utilizzare degli strumenti per creare queste pagine cattura contatti. E noi per esempio utilizziamo moltissimo ClickFunnels, che è il primo login con gli ingranaggi, oppure l'altro Elementor, che si installa direttamente dentro WordPress e ti permette di fare molto rapidamente e senza competenze di sviluppo landing page anche molto avanzate, molto personalizzate, che richiederebbero altrimenti l'intervento di uno sviluppatore. Quindi dopo aver realizzato questa cosa, ancora non lanci la campagna, ma ci colleghi uno strumento che ti permette di avere dati sul comportamento web delle persone. Altrimenti non avresti idea, dati alla mano, di quante persone sono arrivate, che cosa hanno fatto, quanto tempo ci sono state. Quindi ci si collega, come ho messo sotto, Google Analytics, almeno, che è uno strumento gratis di Google, si installa in 7 secondi e ti permette di sapere esattamente cosa fanno le persone una volta che atterrano là. Dopodiché, ancora non parti con la campagna. Perché la domanda è, dopo che uno lascia i contatti nel form, che fine fanno questi contatti? Che cosa gli dici dopo che ha compilato il form? Quindi tipicamente, anche se poi WordPress e tanti plugin hanno funzioni di autoresponder, la cosa migliore è integrare al form contatti uno strumento professionale di email marketing, come per esempio MailChimp, che ho scritto, oppure ActiveCampaign, ce ne sono moltissimi. In questo modo che succede? Che automaticamente, quando qualcuno compila il form, l'email della persona con tutti i contatti creano un nuovo contatto dentro il tool di email marketing. E quindi in un secondo momento, oltre magari a impostare, cosa che andrebbe fatta, un'email automatica di benvenuto che riceve subito grazie di aver lasciato i contatti, ora succederà questo, questo e questo, eccetera, eccetera, puoi poi contattare la lista di persone, sia che siano 3 persone, sia che siano 3.000, con pochissimi click, creando una newsletter, una DM, mandandola tutta quanta la lista, da MailChimp però. Ora che l'atterraggio è fatto, che cosa fai? Ovviamente non è che lasci la pagina là e aspetti che con la SEO tra 6 mesi ci arrivi qualcuno, che è un po' come aspettare sul fiume il cadavere del nemico, ma visto che hai delle ipotesi e devi validare di avere una risposta, cominci a farci delle campagne pubblicitarie. Così sicuramente investi soldi, che magari con la SEO non avresti fatto, però hai una risposta chiara dopo domani invece che tra 6 mesi. Tipicamente le fonti di traffico principali sono chiaramente Facebook Ads e Google Ads, che tra l'altro ti permettono con l'impostazione di targeting di selezionare, no? Andare a filtrare moltissimo qual è il tuo target ideale, perché chiaramente anche la selezione delle persone che arriveranno sulla landing impatta sulle metriche. Se ci porti le persone sbagliate, potresti concludere che la tua startup non sa da fare perché sta cosa fa schifo, il mercato non la vuole e non hai dati positivi, ma in realtà semplicemente il targeting è stato fatto male. Ed è chiaro che se fai vedere un CRM innovativo, fighissimo con l'AI, a mia nonna non te la lascia la mail. Ma non è il CRM che fa schifo, è che non stai intercettando le persone giuste. Quindi lavori in alto. E quindi, una volta che hai costruito questo, a livello anche tecnologico, appunto, di tool, si passa alle slide che vengono dopo, se non erro, in cui parliamo di metriche e di come misurare. Esattamente. E quindi andiamo proprio a parlare di metriche, sì. Vai, ti lascio sempre a te la parola. Sì, allora ovviamente una volta che hai costruito questa base puoi cominciare a fare gli esperimenti. Chiaramente non puoi sperimentare se non c'è niente online. Infatti anche noi lavorando dividiamo una fase di creazione asset e la fase poi di sperimentazione. E quando ti rendi conto che hai un problema della serie, tante visite sulla landing, nessuna conversione, un approccio che ti aiuta a capire davvero dove è il problema, quando non è semplice, è un approccio che diciamo
spezzetta la metrica stella polare in tante micrometriche. Questo è un esempio di Spotify. Per esempio, facendo finta di essere il dipartimento crescita di Spotify e volendo aumentare la metrica, numero di minuti spesi dalle persone ad ascoltare la musica su Spotify, noi ci chiediamo, ok, questo numero deve salire, ma questo numero da cosa è composto? Ovvero il fatto che le persone passano tempo speso a ascoltare la musica, da quali sottometriche è fatto? Per ascoltare la musica, innanzitutto, devono passare tanto tempo su Spotify, e la seconda cosa che l'aumenterebbe è farli tornare più spesso. E in questo modo ti rendi conto che se magari il problema, come faccio a inventarmi qualcosa, fagli ascoltare la musica a tutti i costi, lo spezzetti in tanti piccoli problemi, tante piccole cose che in realtà contribuiscono a far salire quel numero, anche le idee che ti possono venire in mente su nuovi test sono molto più focalizzate, molto più semplici da ideare e quindi riesci davvero a smuovere l'asticella di questo numero. Viceversa, anche qua lo spezzetti ancora di più. All'interno del farli tornare più spesso, che cosa c'è? Mandargli più notifiche, oppure mandargli raccomandazioni di artisti che potrebbero piacergli, o mandargli più newsletter, o newsletter più interessanti, rivedere la newsletter. Quindi, anche se strategicamente tu segui una metrica alla volta, chiaramente quella metrica è collegata a tutto il resto. Quindi, nel momento in cui devi scavare e risolvere il problema, allora spezzetti. Il motivo per cui si sceglie, esiste il concetto di stella polare necrotagging, è che se noi tutto il giorno, tutti i giorni, avessimo davanti questa mappa che c'è qua, con tutto il resto, come questo è correlato al fatturato, che è correlato ai margini, non capiremmo un cazzo della realtà. Non capiremmo nulla, saremo paralizzati. Che succede spessissimo ai dipartimenti marketing che devono aumentare i mi piace, aumentare l'engagement, aumentare le visite, diminuire il bounce rate. E che succede? Che è difficilissimo capire cosa fare in quel contesto. Se invece parti da uno e scavi quando hai, sai però dove agire, invece è estremamente utile e focalizzato. Ottimo, ottimo. E parliamo infine di misurazione. Ossia, come dicevo prima, l'approccio più semplice per misurare le performance di ciò che noi andiamo a fare, quindi delle strategie che adottiamo, è proprio grazie al funnel dei pirati, quindi il funnel AARRR. Andiamo a vedere questo funnel come è composto. Allora, questi sono i sei step del funnel. Si parte da awareness, poi acquisition, activation, retention, revenue, referral. Allora, diciamo innanzitutto che è un funnel dinamico, ossia in base al tipo di funnel che andiamo a mettere in piedi possiamo spostare, no? Questi blocchi secondo diciamo il customer journey del nostro cliente, quindi potrebbe essere magari revenue possa venire prima di retention o dopo, secondo se lavoriamo magari su un e-commerce o su un altro modello di business. E tornando un po' diciamo al funnel, diciamo potremmo fare tantissimi esempi per farvi capire, magari nell'esempio che aveva fatto prima Luca, no? Su una landing page che cosa avremo, diciamo al primo livello, quindi la parte alta del funnel dove abbiamo le awareness, potrebbero essere le visualizzazioni dei nostri post magari su Facebook, e da lì che cosa avviene? Nel momento in cui qualcuno clicca andiamo a fare acquisition, quindi acquisition in questo caso potrebbe essere la nostra landing dove hanno convertito coloro che hanno letto un post interessante e sono finiti sulla nostra diciamo landing, e questo è proprio il lavoro del marketer. Poi che avviene? Entra in gioco però il lavoro più di growth hacker, che è quello che lavora nella parte più bassa del funnel. Quindi andiamo ad analizzare come dall'acquisition facciamo l'activation. Immaginiamo, sempre ritornando all'esempio di Luca, qualcuno che trova una form e ci deve lasciare magari una mail in cambio di un lead magnet, qualsiasi, un ebook gratuito o qualsiasi altra cosa. Bene, lì dobbiamo monitorare quante delle persone che arrivano a leggere la landing convertono lasciandoci la loro email. Ma che succede? Se siamo per esempio in un e-commerce, potrebbe essere che magari activation potrebbe essere l'apertura di un carrello. Io devo far ritornare n volte quella persona finché quello non mi chiude il carrello, ed ecco lì la retention. Oppure se invece ha già acquistato, magari una piattaforma SaaS, mi serve che quella persona ritorni ogni mese affinché quello mi rinnovi in qualche maniera l'abbonamento. Quindi la retention è proprio quella fase in cui io cerco di far tornare più volte l'utente in piattaforma. Retention vuol dire sia farlo tornare più volte per riacquistare, ma potrebbe essere anche per fare upselling, perché non è detto devo riacquistare lo stesso prodotto. Revenue è chiaramente il nostro obiettivo principale, perché è il momento in cui l'utente, una volta si è attivato o è tornato dopo, se abbiamo invertito il retention revenue, e viene a comprare. Infine abbiamo il referral, che è sicuramente, diciamo, il desiderato di qualsiasi startup. Cioè, fare il referral vuol dire che noi vendiamo un prodotto talmente interessante, talmente bello e sexy, che l'utente è così soddisfatto che lo va a raccontare ai suoi amici. Quindi l'amico
per, diciamo, trust indotto, probabilmente lo ricompra anche lui. E voi calcolate, c'è una metrica che si chiama il viral coefficient, che ci dice che nel momento in cui un referral raggiunge questo viral coefficient maggiore o uguale a 1, vuol dire che ogni utente porta almeno un altro utente. E lì hai la crescita esponenziale, cioè lì in quel momento è quello che avviene, ad esempio, a Facebook, a Instagram, ai grandi unicorni, dove voi non avrete mai visto in giro pubblicità di Facebook o pubblicità di Instagram. Perché? Perché tutto avviene proprio tramite referral, ossia io sono talmente contento di usare Facebook che lo presento a tutti i miei amici nella mia classe e gli dico guarda, usalo pure tu, è talmente figo, non puoi non stare su Facebook. E questo è il motivo per cui magari la pubblicità come tale non viene utilizzata. Non so Luca se vuoi aggiungere qualcosa sul funnel dei virati, che comunque è un po' la base poi del growth hacking. Sì, beh, questo torna al discorso dei modelli di business, nel senso che anche qua, a seconda del tipo di azienda che sei, tu hai fatto giustamente l'esempio, per esempio, dell'e-commerce col carrello, cambia completamente il contenuto di questi step a seconda del modello, che è da un lato anche la forza del growth hacking, nel senso che appunto se tu conosci come funziona il framework, sei tu che locali in un contesto o in un altro, potresti farlo su un ristorante, una pizzeria, SaaS, Netflix, Skyscanner. Non è che il growth hacking non funziona in un caso e funziona nell'altro. Devi essere tu bravo a personalizzare questi step capendo cosa significa awareness per te, cosa significa acquisition per te. E poi, come dicevi, nell'esempio, per esempio, del K virale sul referral, associare anche qui delle metriche a ogni step, così che nel tempo controlli come stanno andando e individui subito il cosiddetto collo di bottiglia. Esatto. E quindi agisci sul problema per migliorarlo. Ecco, aggiungo una cosa, noi ad esempio, che usiamo il nostro funnel, e anche questo ogni lunedì lo andiamo a monitorare, noi come lavoriamo? Lavoriamo con tre, diciamo, parametri su ognuna delle fasi, noi lavoriamo sempre con la metrica, appunto quella che diceva Luca, un obiettivo da dare alla metrica e uno o più strategie da adottare per raggiungere quell'obiettivo. Quindi cosa facciamo? Con queste tre, diciamo, entità, riportate in ognuno dei sei step, andiamo ogni fine settimana a rimonitorare se quelle strategie hanno funzionato. Ecco lì che entra in gioco l'ICE che abbiamo visto prima. Se abbiamo raggiunto l'obiettivo misurabile con quella metrica, quindi in maniera molto oggettiva, se ha funzionato bene, altrimenti andiamo ad agire nella metrica che non ci sta performando al meglio. Quindi spacchettando, no? Ad esempio faceva prima Luca, più spacchetti più sei in grado, diciamo, da lavorare in basso e quindi capire dove effettivamente sta funzionando. Non sei una black box che io metto 10.000 euro e ottengo tre ordini, dico cavolo cosa avviene, io ho 10.000 euro, capisco in quale punto non mi stanno convertendo a dovere, cioè secondo le mie aspettative, e quindi non stanno funzionando secondo gli obiettivi che mi ero prefissato di raggiungere. E quindi in quella maniera tu vai a mettere, diciamo, una pezza, a trovare dove andare a risolvere il problema solo in quella fase. È inutile magari metti altri 20.000 euro di budget per avere 8 ordini, non servono, magari il problema era in un'altra fase del tuo funnel. E raccontaci un po' invece, partire in piccolo, che cosa vuol dire quella pillola che dicevamo all'inizio? Sì, allora, in generale sembra quasi controintuitivo, nel senso io devo scalare, mi dice di fare le cose in piccolo, io devo fare le cose in grande. Però in realtà, a ben vedere, tornando sempre al discorso della curva e al fatto che in realtà ciò che le aziende fanno è completamente diverso a seconda di dove sono lungo quella curva di crescita. Paul Graham stesso, che è uno dei fondatori di Y Combinator, e Y Combinator insieme a 500 Startups sono l'Olimpo al mondo delle startup, sono tutti due acceleratori in Silicon Valley. Da Y Combinator c'è passata Dropbox, Airbnb, quindi cose piccoline. Paul Graham sto per pubblicare un articolo proprio su Y Combinator, okay. Uscirà settimana prossima. Ah, quindi ottimo. Su Hacker News, dici? No, sul mio blog. Ah, ok, dici, ok. Y Combinator, come funziona proprio l'incubatore, eccetera, l'acceleratore in realtà. Sì. E lui consiglia, appunto, paradossalmente, fai cose che all'inizio, fai cose che non scalano. Che significa? Che quando sei piccolo, sei appena partito, magari appunto hai appena finito l'intervista, stai lanciando l'MVP, c'hai zero clienti o ce n'hai tre, se hai tre clienti, farne sei significa raddoppiare. E se tu vuoi raddoppiare, non ti metti a sviluppare una nuova funzione del prodotto che ci vogliono sei mesi, però sarà bellissima e fighissima, aspetta. Ma anche solo ti attacchi al telefono e chiami i clienti a freddo, su 100 ne chiudi uno, ne chiami 300, ne chiusi tre, hai raddoppiato. Quindi, quando devi lavorare sulla crescita, di solito gli approcci sono due. Nella parte organica, che non intendo Google organico in gergo SEO, intendo qualsiasi attività di marketing che non sia a pagamento. Pubblicare su Facebook senza sponsorizzare è marketing organico. Twitter è organico. Uscite coi giornalisti,
Se sei riuscito a convincerli via mail, è organico. Mentre paid è la pubblicità, le sponsorizzazioni. Quindi in generale, se hai più soldi che tempo, e non è il caso delle startup piccole, a meno che non siano state finanziate con grandi fondi, di solito fai pubblicità. Perché col paid, come dicevamo prima, hai risultati veloci, rapidi e così via. Se invece hai più tempo che soldi, a costo di andare su Twitter, su Instagram, cercare uno a uno la gente che nella bio dice «Sono un grande appassionato di X» e tu c'hai una startup su X e lo aggiungi, gli mandi un messaggio, dici «Ciao, piacere, sono founder di bla bla bla, ti volevo invitare a provare questa cosa», tu puoi arrivare comunque al risultato. E spesso quando uno dice queste cose, anche l'esempio mio, il concierge, fare le consegne a mano, ma che brutto, ma veramente lo devo fare? E in realtà sì, nel senso che quando si parla di startup, ma anche di business digitali, l'affiliate marketing, eccetera, ci piace pensare che noi possiamo diventare ricchi sulla spiaggia di Bali, protetti dallo schermo del computer, senza parlare con nessuno, senza lamentele, eccetera. Questo è quanto di più falso ci possa essere, perché le campagne viste da miliardi di persone, le landing page che la fai una volta, la visitano, convertono e c'hai le vendite, funzionano solo perché prima hai avuto talmente tanto contatto umano, infatti si dice l'imprenditoria è uno sport di contatto umano, conversazioni al telefono, gente che si lamenta, gente che ti dice di no, rispondere notte al customer support, che ormai li conosci benissimo i tuoi clienti. E quindi, questo vale soprattutto per l'organico, fare le cose in piccolo ti permette di automatizzare solo quello che funziona. Perché altrimenti, come nello sport, alleni l'errore. Il motivo per cui su Instagram ricevete mille richieste di indiani, persone che mandano lo stesso messaggio, eccetera, è che queste persone questo lavoro non l'hanno fatto. E secondo voi funziona? No, palesemente no. E quindi, sotto, quando ho scritto non fare lo sviluppatore, è che molto spesso, visto che comunque le nostre competenze ce le abbiamo, di sviluppo software, cioè abbiamo lo sviluppatore nel team, ci verrebbe da automatizzare tutto. Da dire, ma perché devo fare questa cosa a mano? Facciamola subito, tutta automatica, su 1000 persone. Scarichiamo tutte le mail da tutto LinkedIn, mandiamo una mail uguale a tutti e vinciamo. Non funziona sta roba. Ha molto più senso mandare le prime 100 tuo a mano, che è una merda, è bruttissimo. Io oggi ho scritto 58 commenti su LinkedIn a mano per lo stesso motivo. Non è stato un bel momento della giornata. Però ho scoperto che cosa... c'è una cosa ottiene una risposta, cosa riceve mi piace, mi porta follow, eccetera. L'unico modo per scoprirlo è farlo a mano. Una volta che a mano hai scoperto che funziona, dopo ti chiedi come automatizzare. Ed è così che si cresce, è così che si fa. Perché altrimenti scali una cosa che non funziona. La benzina la butti sull'acqua, non sul fuoco. E non funziona. Quindi il ragionamento è, se sei un'azienda appena partita che ha 0 clienti, non ragionare come se ce ne avessi 8 miliardi. Ragiona come se ce ne avessi 0 e ne devi prendere uno. Ne basta uno per smuovere l'asticella. E dopo uno per fare per 1000 te ne bastano 10. E mano a mano, risolvendo problemi mano a mano, arrivi a fare questo. Per chiudere, c'è un'intervista bellissima, una domanda a Mark Cuban, se non sbaglio, che gli hanno detto, se perdessi tutto, tutti i soldi, tutti i clienti, come faresti a ritornare ricco, a riprendere tutti quanti questi clienti? La sua risposta è stata, uno alla volta. E questa è la realtà. Si comincia uno alla volta. E poi quando vedi che c'è un pattern che funziona, poi ti chiedi, facciamoci un bot, creiamo una rete vendita, investiamo 10.000 euro in pubblicità, ma il risultato ci deve già stare in piccolo. Non, vi consiglio di non fermarvi là e dire, vabbè, non funziona perché lo sto facendo io, ma se lo faccio fare a un robot, a un automatismo, funzionerà. No, è il contrario. Se non funziona, se non riesci a vendere neanche alle interviste con le persone, non venderai mai su Facebook Ads. È il contrario. Devi già avere risultati in piccolo e poi li ingrandisci con la tecnologia, eccetera. Grazie, bellissima filosofia. Peraltro c'è un bel libro, quello di Peter Thiel, Zero to One, che racconta proprio come passare da zero a una azienda che fattura, il tuo cliente, già sei cresciuto. Sì, è che noi vogliamo già essere Mark Zuckerberg da Magliana, da dopo 2 giorni.
No, grazie, grazie di cuore, Luca, perché guarda, i tuoi contributi sono sempre veramente oro per la community, perché riesci a darci queste belle pillole che poi riflettendoci, peraltro il webinar è registrato e quindi dopo ve lo gireremo, per cui avrete modo di risentirvelo e ricogliere magari tutti gli spunti che Luca ci ha gentilmente dato. Io regalo sempre poi a tutti coloro che partecipano a questo webinar 30 minuti di call gratuita, quindi dopo quando vi girerò le slide vi troverete il link. Questi sono due libri, uno è il mio, quello a sinistra, due e a caso, quello di Luca. Quello appunto è stato il primo che ha fatto Luca in Italia sul growth hacking, tra l'altro l'ho letto, è meraviglioso, e il mio invece parla di Startup Canvas, che è proprio il metodo che viene utilizzato proprio per strutturare una startup. Mm. Queste sono altre letture consigliate, ed ecco lì l'ultimo a destra, proprio 01 di Peter Thiel, che vi dicevo. Niente, se avete domande siamo qui con Luca pronti a rispondere. Noto con piacere che siete rimasti praticamente tutti, sì. Quindi grazie di cuore, vuol dire che non vi abbiamo annoiato. Grazie. Quindi se avete domande scriveteci e siamo qui pronti. Grazie a te Gianfranco. Grazie. Sono tutti timidi. Eccoci. Giacomo, voglio capire meglio come mai il growth hacker deve sapere di ingegneria di prodotto. Allora, rispondo io o rispondi tu? Vai, come vuoi. Vai. Ma diciamo, non è che deve essere ovviamente un ingegnere, anzi, spesso parte proprio da tutt'altra, tutt'altro background. Diciamo che quello dicevo prima... Io vengo da, per fare un inciso, io vengo da psicologia, quindi... Ecco, difatti è una delle hard skills l'avevamo messa. Diciamo che quello che deve capire è diciamo, avere un mindset molto ampio, quindi riuscire a capire di cosa parliamo, non deve essere ovviamente un ingegnere, anzi sfrutta gli ingegneri, come dicevo prima, mette in correlazione i vari dipartimenti delle aziende al fine di poter capire al meglio e avere feedback da ognuno dei dipartimenti correlando i dati che arrivano da ciascun dipartimento. Quindi non deve essere assolutamente un ingegnere, però sicuramente più ne sa anche a livello tecnico meglio è, quindi sapere di UX, perché chiaramente l'experience è un qualcosa che è importante nel momento in cui vai a trovare, no, delle nuove, a ingegnarti su delle nuove strategie. Come diceva prima Luca, giustamente tu lavori in un oceano blu, quindi chiaramente tutto ciò che di innovativo porti può essere vincente, no, per la nuova strategia di crescita, ma chiaramente per trovare qualcosa di innovativo più sai, più è facile che riesci a mettere a fattor comune aree diverse, tecnologie diverse, diciamo strategie diverse. Non so Luca se vuoi aggiungere qualcosa in merito. Sì, no, no, come dicevi, non deve diventare lui un tecnico, ma deve almeno capire il linguaggio, avere conoscenze di alto livello, anche perché, visto che secondo questa visione, no, prodotto e marketing sono in realtà due facce della stessa medaglia, quando si tratta di intervenire, di per migliorare qualcosa, sapere a livello appunto di ingegneria tecnico come funziona il prodotto, che cazzarola sono le API, eccetera, ti permette anche solo di avere idee che non potresti mai avere, perché non sai che si può fare. Poi non lo svolgi tu quel task, non lo farai tu quell'esecuzione, però hai uno spettro più ampio, una visione completa su quali sono le cose che possiamo fare per migliorare. Certo, lo puoi ideare, diciamo. Ah, Luca, questo è per te. Quale percorso, visto che tu ne hai fatto un percorso, mi ricordo anche, dove eri in Nord Europa? Mi ricordo in Olanda? Ad Amsterdam, sì. Infatti. Quale percorso consideresti per intraprendere tale carriera? Vai, questa te la lascio a te. Allora, la prima cosa è studia bene il processo. Quindi quegli step che citavamo, generare idee, prioritizzarle, progettare un test, eseguirlo è il lavoro vero, la pratica. Analizzare i dati e poi capire come una cosa che funziona può essere estesa a tutta l'azienda o scalata. Perché se non fai questo, non stai facendo growth hacking, stai facendo A/B testing, CRO, stai facendo un altro mestiere. Quindi se segui il processo di growth hacking, stai facendo growth hacking, se no è un'altra cosa. Esatto. Quindi prima di tutto studia questo e dopodiché il mio consiglio è ovviamente per evitare di entrare nel limbo del... Devo trovare la prima esperienza, mandano esperienza, mi chiedono un junior con esperienza, ma se sono junior non ho, ce l'ho già l'esperienza, cioè non ha senso. Ti direi lancia un progetto personale o chiedi di poter aiutare un tuo amico, un tuo contatto gratis per qualche mese con la libertà di manovra di fare quello però che vuoi seguendo queste regole per sperimentarlo tu stesso e crearti i tuoi primi casi studio, prendere familiarità con questa cosa.
Perché alla fine, quando si parla di marketing digitale, sempre per gli stessi motivi, di innovazione, incertezza, velocità, l'unico modo per impararlo è farlo. Quindi studia bene il processo e poi trovati un campo di battaglia dove metterlo in pratica, dove avere la libertà di metterlo in pratica. Bene. Allora, rispondiamo anche a Carlo. Ha sempre sentito parlare di scala del valore. Non ho mai capito come poterla mettere in pratica. Un esempio pratico. Allora, magari tanto uno te lo do io. Allora, scala del valore ovviamente è un insieme, no? Di valore che tu puoi dare, diciamo, una scala crescente al tuo potenziale utente. E cosa fai generalmente? Cerchi di ingaggiarlo con quello a valore minimo, in maniera tale che tu riesca in qualche maniera fornendo. Faccio un esempio, l'esempio mio proprio, in Connected. Quindi abbiamo creato una scala del valore che ha tantissimi step. Si parte da un ebook gratuito o altri lead magnet sempre di peso molto basso, per far sì che l'utente ti cominci a conoscere. Ora, nel momento in cui l'utente ti conosce, in cambio magari di un ebook ti lascia un'email e quindi hai modo da quel momento in poi di poterlo tracciare. Cosa avviene? Nel momento in cui entra in empatia con te, comincia a capire il tuo valore, magari dall'ebook gratuito si compra il tuo libro e quindi il valore è già più ampio, perché comunque deve spendere magari i primi 20 euro. Il primo contatto è stato darti un'email gratis, che comunque ha un valore, perché io non lascio il mio contatto gratuitamente. Vi sfido a provare a farvi lasciare un telefono o un'email e vi renderete conto e magari si abbattono le conversioni di almeno 1 a 10, perché il telefono, ad esempio, è un qualcosa di ancora più forte, cioè di dare veramente un valore importante prima che qualcuno ti lascia un telefono. Magari quindi nel secondo step hai appunto l'acquisto del libro. Poi una volta che ha scritto il libro sei ancora più adorevole agli occhi di quel tuo cliente, che ha cominciato a conoscerti ancora meglio. Quindi magari terzo step ti chiede una consulenza magari costa qualche centinaio di euro, quindi dai 20 euro è passato a qualche centinaio. Quarto step, una volta che ha fatto la consulenza con te, ha capito effettivamente che tu sei la persona che fa il caso suo, se riuscì a risolvergli un problema, magari ti compra un pacchetto di accelerazione che paga magari 8-10 mila euro. Ecco, questa è una scala del valore in cui tu, aumentando il livello di fiducia e facendo capire al cliente quanto quel fornitore, quindi quella startup, si adatta a lui e quindi sempre più vicino alle sue esigenze, è in grado man mano di salire in una scala del valore e poter spendere di più, perché capisce che tu stai acquisendo sempre più importanza per lui. Questo, per esempio, è un esempio applicato al nostro funnel. Non so se Luca ne ha qualcun altro a cui raccontare, però diciamo in maniera molto semplice è questo. Sì, intanto spesso vedo un sacco di confusione tra funnel e scala del valore, che sono simili ma sono due cose completamente diverse. Sovrapposte, ma sono due cose diverse. Certo. E come diceva Massimo, la scala del valore è il modo, la strategia con cui tu estrai sempre più valore man mano che aumenta il tempo e quindi anche la fiducia che il cliente sta con te. E quindi, per fare anche un esempio offline, apre un dentista, guarda caso offre la pulizia dei denti gratis. È un pazzo, è un imbecille, sta perdendo un sacco di soldi. No, perché lui sa che tu entri gratis per la pulizia dei denti, ma che succede? Che facendo la pulizia dei denti ti trova 3 carie e un'infezione. Allora, che facciamo? Non le puliamo queste carie? Certo. Allora, dobbiamo prenotare 3 appuntamenti. Visto che sei venuto però, siamo in fase apertura, ti faccio pure lo sconto. E che non vuoi andare da un altro dentista? Sei scemo? No, rimani. Quindi, facciamo 3 appuntamenti carie, poi l'infezione c'ha bisogno di cura extra, sale il prezzo. Poi sono passati 6 mesi dall'ultima pulizia dei denti, che non la rifacciamo, la pulizia dei denti va ripetuta. Quindi tu sei entrato per una cosa gratis e in realtà gli hai dato 5.000 euro. Questa è la scala del valore. Ed è appunto l'ordine e la strategia con cui, a partire dal più piccolo, che richiede il minimo sforzo, a quello più costoso, più fidelizzante, tu vendi i prodotti, in che modo li metti in ordine. Lo stesso motivo per cui tu entri da McDonald's per comprare le patatine, ma guarda caso, se ti fai i conti dei prezzi, ti conviene pagare 1 euro in più, prendere il menù intero. E guarda caso, se prendi il menù, ci sono in offerta le alette di pollo al 80% di sconto. Incredibile. Anche là sei entrato perché volevi una cosa e sei uscito con le buste piene e hai speso 10 volte quello che volevi. Perché? Perché hanno una scala del valore, che è diversa dal funnel. Sul discorso funnel, molto velocemente, leggo sotto, c'è una domanda di Michela. Come creare i funnel? In realtà, quello che abbiamo visto, non so se c'eri già, traffico, conversione, Facebook, Google, landing page, eccetera, quello è già un funnel. La parte tofu è la parte di traffico, la parte mofu è la parte di conversione e la parte bofu, quella bottom of the funnel, il fondo, è la parte dove si paga, oppure c'è la fidelizzazione finché poi non ci sarà qualcosa da comprare e quindi comunque si paga. Quindi in realtà i funnel sono concetti a fisarmonica, possono essere super semplici
una fonte di traffico, un punto di conversione, un prodotto da acquistare, oppure super complessi. Però tofu, mofu e bofu semplicemente li dividono in parti. Di solito tofu è da dove arriva la gente, mofu è dove ci sono le conversioni, questo aumento di commitment, e bofu è dove si paga, dove si torna, eccetera, eccetera. Senza uno scenario specifico è impossibile parlare di come creare i funnel, anche perché il funnel che va bene sempre non esiste. Dico sempre che la parte buff è la parte più complessa, perché comunque ed è quella sempre più sottovalutata, in quanto molte startup muoiono proprio lì, nel senso, ad esempio, mi è capitato che almeno con un po' di startup hanno creato dei social network in cui riuscivano a fare engagement, ma il problema era che poi le community morivano, quindi non c'era retention, non c'era poi tutta la parte bassa del funnel in cui non erano in grado di mantenere la community viva, quindi riuscivano a fare, anche perché diciamo la parte alta del funnel è da marketer, cioè tanto paghi, tanto ottieni, cioè anche se non sei bravo ma hai budget riesci ad acquisire. Il problema è dopo, fare le conversioni e a maggior ragione mantenere la parte diciamo di community viva, quindi retention e soprattutto referral, quella parte è veramente più complessa. Sì. Dunque abbiamo un'altra domanda da Daniele. Allora lui ci dice, ha una startup che opera nel settore health che ha sviluppato un prodotto diciamo ibrido, un device fisico e un report digitale. Non mi trovo molto nei modelli di business citati prima, da dove posso partire per sviluppare un modello di business efficace per la mia startup? Sarebbe da capire sicuramente un po' meglio il device fisico e il report digitale come entrano in gioco tra di loro. Sì. Magari Daniele, se ci spieghi qualcosa in più, tanto che rispondiamo agli altri, cerchiamo di capire su quale diciamo modello di business ci potremmo calare. Probabilmente c'hai un inizio da e-commerce per comprare device e poi alla fine è SaaS perché c'è la retention sul report. Però in generale, modello di business efficace è molto semplice: se funziona è efficace, se no no. Se sei sostenibile a ROI e cresci è efficace, se no no. Non ti spaventare se non rientra perfettamente in quelle colonne, perché quelli sono diciamo i casi esemplari, però è molto comune insomma che ci siano degli incroci, più fasi. Esatto, anche come diceva Luca, spesso possono essere anche mixati tra di loro, perché capita anche molto spesso peraltro. Alessandro ci dice, nella startup in crescita, il team di crescita conviene sia interno oppure affidato ad esterni con aziende organizzate? Allora, io ti dico la mia. Peraltro Luca fa proprio questo, nel senso si opera come diciamo in outsourcing, proprio come temporary manager dell'azienda. Allora, dipende sicuramente da due fattori, uno dal budget e uno dal trovare le persone in gamba. Quindi se non si ha budget a sufficienza internamente per gestire un team fisso, è chiaro che utilizzarlo all'esterno è la cosa migliore. Due, è difficile trovare almeno in Italia persone in gamba, per cui magari si rischia di buttare tempo o comunque buttare soldi perché magari non performa al meglio. Quindi magari a parità di budget sicuramente un team esterno che ha figure altamente skillate dà sicuramente delle performance migliori. Non so Luca se vuoi aggiungere qualcosa. Sì, guarda, ti faccio uno spoiler da quella ricerca che dicevo che ha fatto growthhackers.com intervistando un sacco di aziende. Quello che si è visto che funziona meglio, prima ancora di interno e esterno, è un team di crescita dedicato. Ovvero non avere persone che un po' fanno marketing, un po' fanno esperimenti, un po' fanno gli sviluppatori e poi nel un'ora a settimana fanno A/B testing di qualche cosa. Ma avere tot persone che sono completamente ritagliate solo a mettere in dubbio, a sperimentare, analizzare e cercare di capire come migliorare le cose. E quindi, come dice Massimo, sarebbe bellissimo averlo tutti quanti interno, però dopo il data scientist e lo sviluppatore di intelligenza artificiale, la figura più pagata sul mercato a parità con quello di realtà virtuale è proprio il growth hacker. Quindi se c'hai la possibilità di dare 4 stipendi da 100.000 euro all'anno per prendere persone competenti che lavorano solo con te, fallo. Se non ce l'hai, esistono aziende come la mia per esempio che proprio perché sappiamo che ci sono poche persone in gamba e che costa tanto avere professionisti che hanno esperienza su questo, ti fanno affittare il loro growth team rimanendo esterni, però essendo dedicati 100% solo a fare quello. Quindi tu comunque hai il dipartimento marketing che cura le cose interne, le tiene accese, fa manutenzione e scala, e invece c'è questo gruppo di persone sincronizzate che invece sperimenta tutto il tempo. Bene. Poi abbiamo Matteo che ci dice, se le fasi descritte possono essere applicate anche per un piccolo artigiano che inizia a promuovere il proprio prodotto. Assolutamente sì. Ricordate che quello che vi abbiamo raccontato non riguarda solo per forza un prodotto digitale, ma è un funnel universale, quindi applicabile a qualsiasi tipo di processo, una doppia anche nel mondo del food, per dirti.
Chiudo la risposta dicendo che io l'ho applicato anche su Tinder, non lavorando nell'azienda Tinder, ma dovendo io incontrare più ragazze con Tinder. Ho il funnel dei dati di Tinder, quindi se funziona su, e funziona. Quindi se funziona su Tinder, sta tranquillo che funziona pure per gli artigiani. Noi abbiamo applicato su un franchising nel mondo del food, per dirti, quindi assolutamente sì. C'ho delle slide su questo, tra l'altro, Giacomo. Ci ho fatto una presentazione a Catania qualche estate fa. Ma peraltro, ragazzi, io vi manderò un'email anche con i riferimenti di Luca. Luca, sei d'accordo? Posso darvi tutti i tuoi riferimenti, per cui poi ci potrete scrivere. Se voi avete domande per Luca dirette, insomma, avrete tutti i link anche suoi. Carlo che ci chiede, allora, per quanto riguarda la metodologia Scrum e gli sprint, invece, come implementare in un team di 3 persone? Lavorate con sprint? Assolutamente sì. Potreste fornire di nuovo qualche esempio? Allora, io ti dico velocemente qualcosa, poi magari anche Luca vediamo se c'è qualcosa da aggiungere. Allora, sicuramente Agile in generale, portata avanti proprio da Ken Beck, è una metodologia oggi utilizzatissima, soprattutto proprio per il fatto che ti consente di sperimentare in tempi brevi e ti consente proprio di, diciamo, di crescere senza buttare budget. È proprio il motivo per cui, per esempio, per chi implementa software, soprattutto nel startup, è oggi utilizzatissima. Per cui noi, per esempio, la usiamo in tutto ciò che facciamo. Chiaramente, andando poi in Scrum in particolare, avere lo Scrum Master e tutto, è chiaro che è ancora meglio, no? In team di 3 persone è assolutamente gestibile. È chiaro che lavorare, la domanda tua appunto, con gli sprint ti consente di poter crescere velocemente risparmiando budget e testando con sprint, quindi generalmente sono di una week o di 2 week, il lavoro che tu fai, crescendo per piccoli, diciamo, piccole approssimazioni successive senza bruciare budget, e se hai sbagliato qualcosa, lì ti hai buttato il budget di quello sprint, cioè di quella settimana o quelle 2 settimane di lavoro. Non so, Luca, se vuoi aggiungere qualcosa anche tu. Sì, no, anche noi lavoriamo a sprint 2 settimane, non applichiamo lo Scrum al 100%, ma una versione ibrida. E tra l'altro, uno dei modi, insomma, in cui si può chiamare il growth hacking è anche agile marketing, nel senso che questo discorso del ciclo di esperimenti dura uno sprint. E il momento in cui tu metti in pipeline, appunto, backlog, pipeline, il linguaggio è lo stesso, metti in coda idee, le prioritizzi, dici ok, prossimi 14 giorni faremo questi 5 esperimenti, li fai, finisce lo sprint, ti fermi, vedi come sono andati, decidi cosa tenere, cosa scalare, ne metti in coda altri e li fai. Quindi, anzi, è perfettamente adattabile anche a tutto quello che abbiamo detto oggi. E sul team di 3 persone, in realtà, noi per esempio quando siamo partiti eravamo 5 e in realtà il resto del team, i tecnici, già lavoravano in Agile. Quindi, in realtà, anzi, cioè la difficoltà semmai è applicarlo quando siete 20, non quando siete 3. Quando siete 3 è bellissimo, vai velocissimo, tranquillo, pochi meeting, dura tutto poco, focalizzato, chiaro, quindi assolutamente applicabile. Bene, Marco invece ci chiede, in caso di B2B, quando non è un brand, come fai a farti ascoltare dalle aziende? Allora, sicuramente uno dei primi passaggi e fasi quando non è un brand è proprio posizionarti, cioè farti conoscere. Farti conoscere chiaramente non è semplice, non lo fai dalla sera alla mattina, ma devi lavorare proprio di brand awareness. E come? Ti faccio l'esempio mio di Connectia. Io ho lanciato il mio progetto Connectia 1 anno fa, non mi conosceva nessuno. Io per esempio ho aperto i miei canali social a settembre 2018, quindi parliamo di 1 anno e 5 mesi fa. Oggi per esempio LinkedIn conto 30.000 persone, eccetera, eccetera. Come? Chiaramente lavorando molto di content, ossia le persone vogliono sentire raccontare storie. Quindi un brand per farsi conoscere ha bisogno di raccontare una storia, deve entrare nell'immaginario collettivo, devi diciamo cercare di risolvere un problema, un bisogno, quindi tu devi essere, diciamo, di appeal, dando contenuti educazionali o contenuti comunque interessanti, mirando al target di clientela coerente in linea con quello che sarà il prodotto che tu gli vai a vendere. Quindi se tu riesci a, diciamo, targetizzare al meglio la tua potenziale clientela, in questo caso tu parli di B2B, no? Quindi sicuramente non stiamo parlando di consumer, riesci a indirizzarla al meglio, riesci a farti conoscere tramite il content, che chiaramente nelle fasi iniziali consente anche di risparmiare, no? Perché non devi spendere budget, l'esempio che faceva prima Luca, non stai pagando di ADV, sicuramente il tuo brand comincia a crescere. Puoi utilizzare tante altre strategie, influencer marketing, gli influencer chiaramente sono chiave, per esempio nelle fasi iniziali, soprattutto se riesci a farti sponsorizzare e parlare di te senza che paghi, le PR, magari farti fare interviste, soprattutto quando sei una startup nelle prime fasi, vai su delle web magazine di settore, spesso loro cercano contenuti, magari
tu hai partecipato a una, non so, a una call, sei arrivato terzo, magari hai portato qualcosa di interessante e di innovativo, fatti fare un'intervista, o magari ti chiama lo stesso, diciamo, la stessa redazione, perché magari sei tra le prime startup di quella startup competition. Quindi tutto ciò che riesce, diciamo, ad amplificare il tuo brand nelle fasi iniziali è fondamentale. Cioè io investitore, quando mi arriva una startup e vuole qualche soldo, la prima cosa che faccio è andare a capire in internet chi è, vado a vedere in rete chi sono. Se non trovo nulla, per me è nulla, cioè qualcuno che ha un'idea. Se trovo che se ne parla, sicuramente a me mi dà più autorevolezza nei confronti di quella startup, ma anche del team della startup. Ricordate sempre che è tanto importante la startup e il suo brand quanto il team. Perché all'inizio soprattutto io investo sul team, non sulla startup, e quindi quel lavoro di, diciamo, di startup branding li farà anche sul personal branding. Vero. Io ti direi, guarda, vai su Google, apri una scheda in modalità incognito, cerca in incognito il tuo nome e cognome e il nome del tuo progetto, vedi cosa trovi e chiediti se quello che trovi alimenta o combatte l'obiezione che potrebbe avere il tuo cliente B2B, ma chi è questo? Ha magari uno scappato di casa, è un truffatore, mi fa perdere tempo. Se alimenta questa idea, devi fare qualcosa e devi occupare quegli spazi con link che dicono tutto il contrario, che dicono che sei autorevole, sei bravo, è un progetto innovativo, è una figata, hai parlato con questo, è stato a questo evento, hai vinto questo premio, insomma devi cercare di conquistarti medagliette in quella pagina Google che confermano la tua competenza. E quindi sono valide tutte le cose che ha detto Massimo. Le PR ti permettono di avere questo spazio, il content che crei, poter valorizzare esperienze che hai fatto, certificazioni e così via. Quindi probabilmente nel viaggio, nella customer journey del cliente B2B che riceve una tua mail e non ti conosce, arriverà il momento in cui cliccherà nei tuoi link social sul footer o basso Google e ti cerca, te, nome del tuo brand, quello che trova decide se va avanti o no, e quindi intervieni per lavorare su questa cosa. Ottimo, ottimo. Daniele Verdemare ci dice: ho un kit fisico che gli utenti acquistano per fare un'analisi e poi ricevono device, riposte sul portale web. Sì, quel ci raccontavi. Quindi, sì. Quindi è perfettamente sì. Quello che aveva detto Luca, corretto. E grazie Matteo, ti salutiamo anche a te, grazie per i saluti. Non so se c'è qualcun altro, siete ancora tantissimi collegati. Bene, credo che a questo punto ci avete fatto tutte le domande. Bene, io come al solito allora ringrazio sicuramente tutti per essere stati presenti fino alla fine. Ringrazio veramente tanto Luca, insomma, stare qui grazie tra noi di giovedì sera. E vi giro tutto come al solito per email e per qualsiasi cosa, sia io sia Luca, siamo sempre a disposizione di tutti voi. Grazie ragazzi, buona serata a tutti e a presto. Buona serata.